Penso che, ad esempio, sempre all'interno del decreto coesione abbiamo istituito il fondo perequativo infrastrutturale e abbiamo stabilito per legge l'obbligo di destinare il 40% delle risorse per infrastrutture al sud. È una risposta che io considero importante perché, vedete, chiaramente noi per anni abbiamo diciamo, distribuito la spesa per infrastrutture in base alla popolazione, alla distribuzione della popolazione, però qualcosa non funziona se si continua a utilizzare solamente questo parametro, perché al sud noi abbiamo un problema di spopolamento e quello spopolamento è legato all'assenza di opportunità e quelle opportunità, l'assenza di opportunità è legata all'assenza di infrastrutture e quindi se non si inverte questa tendenza non si può neanche arrivare a diciamo ad affrontare questa materia in maniera più strutturata e strutturale, sempre con il decreto coesione.